Buongiorno. Germano, buongiorno, siamo qui con tutti i giornalisti riuniti. Allora, la cosa che naturalmente dobbiamo chiedere è come sta Federico? Ma diciamo tutto sommato abbastanza bene, anche se lunedì ha dovuto subire un intervento con una piaga da decubito gestita qua, però devo dire che abbastanza bene rispetto a prima. Se tutto va bene, quando andrai in Svizzera per fare questa operazione? Appena comunque raccogliamo, riusciamo ad arrivare la cifra stabilita per l'intervento, è il momento che poi la ASL ci dà l'ok per invece per la riabilitazione, perché poi è una cosa che deve gestire la ASL. In che tempo si fa la riabilitazione a occhio e croce? La riabilitazione all'incirca sono 4 mesi, dunque 2 mesi prima dell'intervento. Sì. Quindi infatti sono in contatto con la ASL, poi per l'attivazione ci danno l'ok per partire prima possibile. Sì. E altri 2 mesi, 2-3 mesi dopo come post intervento. La Svizzera ci ha garantito che Federico rientrerà nei protocolli sperimentali di staminale e quant'altro, che qui in Italia non si fanno. Ah, quindi ecco, per lui è una garanzia in più farci operare e fare la riabilitazione in Svizzera. Quanto costano questi 4 mesi? Noi abbiamo presentato il preventivo, 100.000 euro per l'intervento e 400.000 euro per la ciclo riabilitativo. Ah, a che cifra siete arrivati con le raccolte spontanee? Ma penso che siamo sui 55.000 euro. Domani faccio un estratto conto, perché come sapete tutti c'è stato quel problema. Sì, che hanno provato a fare la frode sulla carta di Federico, quindi oggi sono stati versati tutto sul conto di Federico, quello nuovo. Comunque penso forse arriviamo anche sui 58.000.